Non farti fregare perché una carta con questi difetti vale meno di quanto immagini. Possiamo trovare delle imperfezioni minori, come questi puntini bianchi, o questi difetti sugli angoli, o ancora dei graffi leggeri. Questo Charizard, ad esempio, guardato in maniera superficiale, sembra perfetto, ma girandolo ci accorgiamo che nasconde dei difetti, non gravi, ma che sicuramente dimezzano il valore della carta. O delle imperfezioni più gravi, come questi punti di pressione, che possono presentarsi sia così che così. Ma tra i più gravi in assoluto ci sono le venature, che riducono tantissimo il valore della carta. Questo è un caso leggero, mentre questo è un caso molto pesante. Fino ad arrivare alle carte completamente piegate come questa, che valgono poco e niente. Seguimi per altri consigli a tema Pokémon.